La redazione di Radio FM1, Cronache Fermane, Cronache Picene, presenta Zoom. Politica, cronache d'attualità, confronti ed approfondimenti dalle Marche. E allora eccoci qui puntuali alle 19:11 minuti ai microfoni di Radio Fermo 1, Sandro Renzi, ben trovate e ben trovati a Zoom, spazio di approfondimento, come avete sentito, politico e non solo, uno sguardo sul territorio. Alla parte tecnica abbiamo Simone Corazza. Questa sera ospiti abbiamo i due presidenti di commissioni consiliari del comune di Fermo, Silvia Remoli e Savino Fedi. Li ascolteremo, con loro approfondiremo anche alcuni argomenti. Abbiamo in studio Silvia e in collegamento telefonico invece abbiamo Savino Fedi, presidente della prima commissione consigliare riguardante il bilancio. Sentiamo subito se è in collegamento. Fevi, buonasera. Sì, buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori. Grazie di essere qui presente. Prima di iniziare saluto ovviamente il direttore di Cronache Fermane, Giorgio Fedeli, che ha preso qualche giorno di meritato riposo. Allora, Fevi, la commissione che lei presiede si occupa, come abbiamo detto, di bilancio e vogliamo fare appunto, prima di tutto, un bilancio sul bilancio consuntivo e che è stato approvato circa un mese fa, e sapere da lei appunto se questo ha portato ad avere innanzitutto un piccolo tesoretto, come questo tesoretto verrà eventualmente destinato dall'amministrazione, e poi approfondiremo anche altre tematiche. Sì, allora, il bilancio consuntivo approvato a fine aprile, diciamo che è il resoconto dell'attività svolta nel 2021 e presenta un tesoretto, il cosiddetto avanzo di amministrazione, risultato di amministrazione che dai conti del comune è di circa 5 milioni di euro, 13.600.000 euro, però da questo bisogna togliere tutti gli accantonamenti, i fondi vincolati, che rimane al comune alla fine è circa 1 milione di euro. Questo naturalmente potrà essere speso successivamente, quindi rimane a disposizione del comune per poter essere utilizzato, da che ha in programmazione per l'anno in corso. E avete già avuto, diciamo, qualche riunione in merito a come potrebbe essere poi utilizzato, se ci sono anche delle priorità di intervento? Ma le priorità di intervento vengono decise di volta in volta, però ecco, vista l'approvazione di circa un mese fa, si è passati subito dopo un'altra matta problematica, che è quella dell'approvazione delle Padari, che è avvenuta 2 giorni fa, quindi questo è un argomento che verrà affrontato sicuramente nell'immediato futuro. Quindi ecco, programmazione precisa ancora non ce n'è. Lei ha accennato qualche istante fa proprio alla Tari, quindi alla definizione dell'imposta relativa alla raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Che cosa ci può dire in merito? Allora, guardi, il Comune di Fermo da diversi anni fa una politica di mantenimento delle tariffe e anche nell'arco di questi anni ci sono stati anche dei piccoli ribassi dovuti alle economie che il Comune attraverso la società SIDE è riuscita a fare, e è venuta incontro sicuramente a diverse esigenze delle fasce più deboli, prevedendo dei bandi per queste fasce. Faccio riferimento ad esempio alle famiglie indigenti. Faccio riferimento anche alla volontà dell'amministrazione di andare incontro alle famiglie che hanno figli universitari fuori sede e quindi beneficiare del non pagamento della tariffa Tari per quel componente che non è in sede e che dimostra di avere un contratto di affitto registrato altrove.
Quindi ecco, il Comune si è fatto carico nel tempo di tutte queste situazioni, ma anche produttive, le attività produttive che di anno in anno abbiamo studiato le varie esigenze e abbiamo sicuramente incrociato queste esigenze con degli sconti sulla tariffa. La tariffa approvata due giorni fa, il giorno 24 in Consiglio, è una tariffa che deve tener conto dei nuovi criteri stabiliti dall'autorità nazionale, dall'ARERA, e quindi ci siamo adeguati a questi criteri e il Comune anche qui, anche questa volta, è riuscito a contenere le tariffe con piccolissimi aumenti che sono nell'ordine dell'1%. Quindi ecco, il Comune attraverso i suoi uffici, che ringraziamo costantemente per l'attività che svolgono nei confronti dell'amministrazione, ma soprattutto nei confronti della cittadinanza, è riuscita a stabilire una tariffa Dari ragionevole e adeguandosi ai nuovi criteri di calcolo. Anche perché quella della Tari, appunto, è un servizio che va interamente coperto da parte della cittadinanza, quindi è un servizio che deve essere necessariamente introitato attraverso la tariffa. Ovviamente, laddove fosse possibile, aumentando anche le percentuali di raccolta differenziata, probabilmente si potrebbe anche riuscire in prospettiva, da qualche anno, a rimodulare la tariffa stessa. Sì, questo è il lavoro che stiamo cercando di impostare. Non è nuovo, questa attività non è nuova, ma è un'attività che è in continua evoluzione e quindi la raccolta cosiddetta puntuale sicuramente in prospettiva porta dei piccoli vantaggi a quei cittadini virtuosi. Naturalmente, come ha detto lei, la tariffa va a finanziare il costo della raccolta, dello smaltimento, e le categorie che concorrono a questo finanziamento sono le attività domestiche, quindi le utenze domestiche e le utenze non domestiche, quindi le attività commerciali, imprenditoriali che sono presenti sul territorio. Quindi ecco, questa è l'impostazione di fondo della tariffa Tari, che deve garantire la copertura dei costi per la raccolta e lo smaltimento degli stessi rifiuti. Siamo a quasi oramai a giugno, quindi il bilancio di previsione 2022 è stato approvato a dicembre, però forse vale la pena spendere un paio di minuti anche sulle novità di questo bilancio e poi magari vedere anche qui in prospettiva come si sta già da adesso lavorando per il prossimo bilancio 2023, con particolare attenzione magari al piano delle opere pubbliche. Sì, allora già siamo a maggio, fine maggio, quindi possiamo dire che siamo a metà anno 2022, quindi l'amministrazione che programma deve già prevedere cosa farà in futuro. Naturalmente è la stessa normativa che impone all'amministrazione questa attività, perché per quanto riguarda gli investimenti, il piano delle opere pubbliche è un piano delle opere pubbliche triennale e quindi attualmente stiamo sviluppando un piano delle opere pubbliche per 2022, 2023, 2024. Quindi quello che andremo a fare nel prossimo futuro è già in larga parte prevista da questo piano, ma ecco, non è detto che non ci siano variazioni, non è detto che non ci siano modifiche al piano stesso a seconda delle esigenze immediate, improvvise, che magari possono presentarsi nell'attività amministrativa futura. Il piano quindi per il futuro, il programma di lavoro per l'amministrazione per il futuro è già impostato. Impostato è la continuazione sicuramente di quello che già l'amministrazione sta attuando. Faccio un esempio: quando si parla di opere pubbliche,
un'opera pubblica normalmente non sia in grado di realizzarla nell'arco di pochi mesi o di un anno, ma investe un arco temporale più lungo di un anno, due anni, tre anni. Quindi opere pubbliche già iniziate dovranno essere portate a conclusione. Faccio riferimento, non lo so, a Fonte Vecchia, che sono diversi anni che è in attività un piano di recupero, ma questo è un esempio, ma ce ne sono di altri, come il mercato coperto, come l'attività di sviluppo del quartiere Lido Tre Archi. Quindi ecco, tutte attività che dovranno essere portate a termine nell'arco diversi anni. A beneficio di quanti si fossero messi in ascolto adesso, ricordo che siamo in collegamento con Savino Febi, presidente della prima commissione consiliare del Comune di Fermo, quella che si occupa per l'appunto di bilancio. E presidente, un'altra domanda. L'amministrazione Calcinaro in questi anni, sia nel primo che in questo secondo mandato, si è contraddistinta anche per essere riuscita in molti casi a intercettare fondi attraverso canali istituzionali, che fossero a volte quelli europei, a volte quelli governativi, quindi statali, che hanno sicuramente dato una mano poi al bilancio, vero? Sì, sicuramente. L'amministrazione comunale, l'amministrazione di un comune capoluogo di provincia, si contraddistingue anche da questo, dalla capacità di intercettare fondi, capacità di proporre, di partecipare a bandi, capacità di produrre nuove situazioni che innovative che portano al finanziamento dei progetti elaborati. E non a caso possiamo parlare del PINQUA, del piano di recupero di Campiglione, che sono in cantiere da parte dello Stato circa 15 milioni di euro. Poi la partecipazione dei privati porta a sviluppare questo progetto per diversi decine di milioni di euro. Quindi ecco, un'amministrazione avveduta deve saper cogliere le situazioni che il governo nazionale, la regione, ma anche a livello di finanziamenti europei, quindi Unione Europea, propone in quel momento. Se un'amministrazione è capace di inserirsi nelle pieghe di queste politiche che vengono sviluppate a livello superiore, sicuramente un'amministrazione che è in grado di dare delle soddisfazioni a se stessa, ma soprattutto ai cittadini. Non l'ho fatto prima, ne approfitto adesso per dare anche il nostro numero di telefono al quale eventualmente inviare i vostri WhatsApp, è il 334 22 75 000. Presidente, parlando di fondi, non possiamo non accennare anche alle opportunità del PNRR. Sì, allora, PNRR è una grossa opportunità per il territorio, per le amministrazioni comunali in genere, e quindi ecco, bisogna sicuramente in merito inserirsi e fare una programmazione secondo i criteri che vengono dettati, perché il territorio possa godere di queste nuove occasioni di sviluppo che sono orientate sia alle opere pubbliche ma anche alle persone, quindi a opportunità per le persone che devono creare lavoro, devono cercare lavoro, e quindi il PNRR è una buona opportunità dalla quale non possiamo diciamo allontanarci, ma dobbiamo cogliere tutte quelle occasioni che questo potrà apportare. Il sogno, diciamo, dell'amministrazione, il sogno mio personale sarebbe vedere la creazione di nuovi posti di lavoro per i tanti giovani che magari oggi sono anche costretti a
prendere la valigia e andare altrove per cercare un lavoro soddisfacente, adeguato alla loro formazione universitaria e superiore. Quindi ecco, l'amministrazione è stata attenta su questo per cogliere tutte quelle opportunità che il PNRR può proporci. Ci stiamo avviando a conclusione, le volevo rivolgere un'ultima domanda. Un'amministrazione virtuosa è anche un'amministrazione in grado di stringere la cinghia quando serve e quindi di fare delle economie. Cosa ne pensa, ad esempio, della possibilità di fusione di alcuni o di accorpamento di alcuni servizi tra Fermo e Porto San Giorgio? Allora, nel momento in cui la fusione comporta un risparmio dei costi, sicuramente è un'opportunità, ma oltre al risparmio dei costi ci deve essere integrazione fra i territori, quindi capacità della cittadinanza di vedere un'opportunità in questo, perché fare delle fusioni forzate dove i territori non riescono a integrarsi, poi magari da un punto di vista economico comporteranno anche dei costi che inizialmente non si prevedono. Personalmente sono favorevole alle collaborazioni, come penso che sia l'amministrazione, la maggioranza attualmente in carica al Comune di Fermo. Però ecco, è un lavoro che va affrontato e portato avanti non in maniera estemporanea, ma costruito nel tempo per poter cogliere tutte quelle opportunità di miglioramento dell'aspetto sociale ed economico-finanziario per il territorio stesso. Ci sono delle situazioni che dovrebbero essere risolti anche velocemente, non lo so, penso ai territori dei nostri comuni che in alcuni luoghi si intersecano, quindi c'è un via vai, ad esempio dei pulmini che raccolgono i bambini che frequentano la scuola dell'infanzia, elementare e media, e vediamo che attraversano altri comuni per andare a prendere gli alunni, quindi questo è un aspetto che dovremmo affrontare e cercare di risolvere nell'immediato, perché poi con anche la diminuzione delle nascite, quindi l'aspetto demografico non ci aiuta a garantire quei servizi che magari in passato sono stati impostati per determinati numeri che oggi magari non abbiamo più. Quindi è sicuramente un aspetto, un problema che le amministrazioni dovranno affrontare, però ecco, innanzitutto ci vuole la volontà sia delle amministrazioni ma anche la convinzione del cittadino che va verso situazioni nuove, situazioni che risolvono alcune problematiche che oggi magari cominciano ad essere anche costose non solo per le amministrazioni pubbliche ma anche per i cittadini. Bene, io la ringrazio Presidente, abbiamo fatto questa chiacchierata, avremo occasione poi di rifarla, speriamo prima possibile, anche qui in studio, e darei a questo punto la linea alla pubblicità per poi ritornare di nuovo qui in diretta con Silvia Remoli. Ok, saluto la redazione e tutti i radioascoltatori per l'attenzione dimostrata. Grazie. Bene, torniamo di nuovo in studio, ben trovati, Sandro Renzi al microfono, alla parte tecnica Simone Corazza. Questa è Zoom e al microfono di fronte a me abbiamo Silvia Remoli. Buonasera a tutti. Buonasera Silvia, nella veste ci diamo del tu,
di presidente della terza commissione consiliare, quella che ha, scherzando prima, ho detto una mole di lavoro non indifferente, perché parliamo di cultura, turismo, commercio, sicurezza, sociale, sport, politiche giovanili, chi più ne ha più ne metta. A disposizione abbiamo 20 minuti, non so quello che riusciremo a fare. Sono una chiacchierona, quindi diciamo che potremmo ridarci appuntamento senza problemi, però no, è giusto anche che la cittadinanza sappia di che cosa si occupa questa terza commissione, che come ben hai detto tu rastrella ben 5 assessorati, quindi mi interfaccio con Alberto Scarfini, con Mauro Torresi, con le nostre due delle 4 quote rosa degli assessorati, che sono appunto Nicola Lanzidei e la nostra assessora al turismo Annalisa Cerretani, anche con poi parlando appunto di politiche sociali, molto coinvolto ultimamente, no? Con le ultime vicissitudini anche di politica estera, quindi Mirko Torresi. Insomma, c'è una grande comunicazione e posso già dire che è una commissione che anche al suo interno, come giustamente deve essere, ha elementi di maggioranza, elementi di minoranza, che sono molto presenti, molto collaborativi, molto propositivi. Questo mi lascia ben sperare. Allora, se a te va bene, procederei proprio per settori di competenza. Vogliamo cominciare da quello che è un po' emblematico quando parliamo di fermo, la cultura. È bellissimo, tra l'altro. Allora, innanzitutto la cultura ha ripreso a lavorare, a sfornare eventi e momenti appunto culturali di rilievo, quando pian piano insomma la crisi pandemica si è iniziato a disciogliere, no? Perché abbiamo sapete benissimo che sono stati chiusi per molto tempo i teatri, che molti eventi, ecco, in presenza non si potevano svolgere, quindi io direi che adesso con l'assessorato alla cultura non solo si sta facendo tanto, ma addirittura si sta recuperando il pregresso. Uno dei punti che ha coinvolto l'assessorato alla cultura, penso uno dei più importanti, questo infatti ci tenevo tantissimo a dirlo, anche perché siamo ormai in clima cavalcata dell'assunta, è stata una proposta che è per il riconoscimento di alto valore culturale, sociale e civico alla cavalcata dell'assunta, l'ho voluta appunto dire precisa così come è stata portata in commissione, e in commissione è stata approvata all'unanimità, c'è stata una splendida discussione, anche un racconto di ogni componente della commissione del proprio rapporto con la cavalcata, che è un evento, una rievocazione storica molto molto sentita e molto partecipata, che appunto ha avuto un abbattimento di numeri durante la pandemia, e questo per quanto riguarda il mio periodo di mandato, questa finalmente sarà una cavalcata a pieno regime, sì. Cominciamo a utilizzare questo termine non solo per la cavalcata, in presenza per tutti gli eventi che poi seguiremo per questa lunga estate, speriamo veramente anche dal punto di vista turistico, appunto culturale, infatti, ricca di iniziative. Per fare un esempio, oltre al fatto che poi è stato anche quello, riguarda sia cultura ma anche turismo e commercio, l'eventone diciamo dell'estate che sarà il Giova Beach, che investirà 2 serate per quanto riguarda proprio lo show, ma ovviamente abbraccerà la settimana precedente e qualche giorno successivo per il disallestimento, no, di tutta il palco, nonché anche i gruppi elettrogeni ovviamente, o anche i servizi, no, che verranno offerti e che occuperanno la zona del Lido di Fermo, e questo dà manforte anche a tutti gli altri eventi che appunto si svolgeranno in presenza e diciamo con nessuna restrizione. Da diciamo uno dei prossimi recenti è il concerto del 24 della rappresentante di lista, che si svolgerà a Villa Vitali, ma una Villa Vitali che non sarà un'arena a sedere, ma verrà spogliata delle sedie, quindi in una veste totalmente nuova, quasi un pop rock e anche un pochino danzante a questo punto, perché le persone possono stare vicine e in piedi, dimenarsi un pochino, ecco, fare quello che non abbiamo fatto per un po' di tempo. Sentirci giovani, adesso Sandro, adesso io parlo con te ironizzando su questo. Tornando, uscendo dalle battute e tornando insomma un po' al dovere, no, istituzionale che sono onorata di ricoprire, anche questa proposta di cui ho accennato, che era il riconoscimento di alto valore culturale della cavalcata dell'assunta, oltre aver avuto tutti i voti unanimi in commissione, lo stesso esito, che è una cosa molto positiva, no, quando c'è una proposta, è avvenuto anche in consiglio.
E questo fa anche capire che quando un'amministrazione lavora bene, se si toccano degli argomenti che stanno a cuore di tutti, poi non si sta a guardare i colori politici, non si stanno a guardare i colori politici, le fazioni, simpatie, antipatie, attriti, e si procede per il bene della città. E questo è una cosa, tra l'altro, che va a braccetto con la riunione che c'è stata l'altro giorno, quell'incontro al Teatro dell'Aquila con tutti, l'altro giorno no, scusate, a fine aprile, che il tempo vola, quindi qualche settimana fa al Teatro dell'Aquila, quando si sono esposti i sindaci dei comuni della nostra, delle nostre splendide Marche, e sono state ben proposte 62 candidature, no, per i vari comuni che hanno un teatro storico. No, e hanno fatto da apripista ovviamente i teatri, quello, il nostro dell'Aquila, se entriamo a Fermo, ovviamente il Lauro Rossi in una gelata, però è un teatro, quello, rimaniamo appunto in ambito cultura, ma a questo punto aggancio anche il turismo, che viene amato da tutti. Io spesso un po' per lavoro viaggio, per eventi o faccio recensioni di appunto esibizioni a livello nazionale, e ho il responso di tutti gli artisti di grande calibro che hanno nei loro ricordi un Teatro dell'Aquila non solo bello da vedere, e questo va detto, ma anche funzionale, con un'ottima acustica, con dei legni che riproducono dei suoni praticamente perfetti. Non è un caso che nell'apertura della stagione di quest'anno, di quest'ultima stagione dell'assessorato alla cultura, oltre appunto a quelli che erano già in lista, poi ci sono stati eventi date zero di tanti artisti. Quindi quando un artista chiede una data zero, evidentemente c'è un motivo, perché l'artista vuole provare, quando vuoi fare la prova generale lo devi fare in un posto che ti restituisce una sonorità, un'acustica perfetta, quindi ti incoraggia anche, no, per il tour che va a venire. Questo è un grande riconoscimento per Fermo a livello proprio nazionale, perché poi c'è un bellissimo passaparola, non esatto, soltanto diventa una vetrina poi anche per altri artisti e anche per il turismo. Ho conosciuto gente di Roma, ho detto io sono venuta a vedere la prima, sono in butto una lì di Raffettozzi, così come il fan club di Bersani, che è dell'Emilia Romagna ovviamente per le radici, le estrazioni di Samuele Bersani. Hanno subito accaparrato il biglietto nei vari circuiti e tuttora scrivono, leggo commenti della bellezza e della suggestione che è in grado di creare questo teatro, che tra l'altro è ben gestito e molto amato dai fermani e da coloro che sono del circondario, e oltre che dai turisti, appunto, dicevo. E poi, prego. No, dimmi. La cultura è ovvio, no? Anche per il mio mestiere è una cosa che mi investe particolare interesse ed entusiasmo. È vero che poi c'è un altro assessorato che sta riniziando veramente a prendere ancora più piede, sempre per via degli eventi, delle gare, delle competizioni, quindi introduco naturalmente lo sport, parlare di sport. Saremmo arrivati a sport. ti avevo intuito, perché sono una chiacchierona, quindi mi devi fermare. E oltre al fatto, e questo ci tengo a dirlo, non voglio spoilerare niente, ma c'è l'idea di creare una sorta di passaporto sportivo per eccellenze fermane, e adesso vedrò meglio di confezionare all'interno della mia commissione diciamo questa sorta di titolo. Perché Sandro? Perché abbiamo la fortuna di avere una città con tante strutture, con tante associazioni sportive e società sportive, di conseguenza un grande servizio per le famiglie, perché ben sappiamo in Italia quanto sia importante fare un'attività sportiva e non ce lo dà la scuola, quindi ce lo danno le strutture extrascolastiche, e quindi servizi da professionisti, pertanto di conseguenza sono le nostre associazioni e società sportive che sfornano dei campioni, li educano, li formano, e anche loro sono fiori all'occhiello, sono fermani, ma girano diciamo in tutta Italia e non solo, in tutto il mondo. Ne dico uno per tutti, per la ginnastica, Carlo Macchini, che tra l'altro è stato ospite nella vostra radio spesso. E questo fa sì, ecco, che anche lì, dopo appunto, cioè, è stata una grande ripresa dell'eventistica sportiva, delle competizioni, sono state ospitate tantissime gare nella nostra palestra a Poggetti, e oltre, per non dire il passaggio del Giro d'Italia e della Tirreno Adriatica sui nostri territori. E dicevo, nello sport c'è un bel gruppo di lavoro all'interno della commissione che stiamo cercando di delineare, e anche qui sottolineo la collaborazione della minoranza, quindi faccio non cito uno per uno tutti i miei collaboratori diretti, ma a questo punto faccio il nome di Luciano Romanella, che è sempre stato in grado
di portare degli eventi di ribalta nazionale, lo sport ormai lo conoscono tutti, quello è il suo sport di riferimento, anche per la presidenza che ha, appunto per il pugilato regionale, è appunto la box, quindi ecco. Cioè, peccato per la Fermana, peccato. Hai una maglietta con il risvoltino giallo-blu, sembra fatto apposta. Apri anche una ferita personale, perché oltre in casa siamo tifosissimi, anche mio figlio che fa il portiere nelle giovanili della Fermana, quindi è una sofferenza. Mai dire mai, adesso, mai perché dire mai, come tu sai, il calcio ogni tanto ci riserva sorprese, ripescaggi, reiscrizioni. Io fino all'ultimo. Speriamo, fino all'ultimo incrociamo l'idea. Non demordo, poi. Anche perché abbiamo uno stadio, proprio adesso in diretta è preso un tifoso, vedi, Canarino, l'hai quasi chiamato. No, certo, è anche lì un respiro per la nostra città, no? E quindi per lo sport ci stiamo attrezzando, addirittura nell'ultima commissione abbiamo proposto di fare anche una mappatura dei posti che sono di cui può usufruire tutta la cittadinanza, e questo secondo me è una cosa molto importante, perché mai come in questo periodo durante la pandemia abbiamo capito l'importanza della salute, no? Su cui intanto soprassediamo e diamo per scontata. E pertanto ci siamo resi conto che Fermo, no, che come diceva ironizzava Fiorello, è difficile da percorrere perché è in salita in realtà. Sì, infatti andava a correre a Porto San Giorgio. Esatto, infatti ci ha tradito da correre a Porto San Giorgio. In realtà, ecco, Fiorello, magari per via d'età o per allenamento, io corro benissimo sui saliscendi fermani, sono suggestivi e offrono dei bei panorami, quindi magari in un endurance un pochino più pesante si può affrontare anche qualche pendenza. Però al di là di questa battuta, ci siamo accorti che in tutto il territorio fermano, no? Non pensiamo solo al centro storico, altrimenti sembriamo un po' piazza centrici, esatto. No? Ci sono tanti posti deputati allo svolgimento dello sport, penso all'area verde di Lido di Fermo, per dirti, quella striscia dove ci sono anche degli attrezzi bravissimo, zona di Girola, diventano questo. Anche centri bravissimo, dove ci sono centri anche di aggregazioni sociali, quindi il progetto di fare anche una mappatura delle fontane, dove giustamente magari adesso in vista anche dell'estate chi va in bici, chi fa una bella passeggiata, chi si muove e è in grado, no, magari un attimo di fare una sosta ristoratrice. È un servizio che anche qui, per dire la bellezza della mia commissione, è anche che un pochino le varie competenze si intreccino tra di loro, no? Come una sorta di ingranaggio che deve un po' olearsi e funzionare insieme. E anche qui è importante anche per il turismo, perché nel momento in cui, diciamo, ha una famiglia, facciamo un esempio, che viene qui per, non so, portare il figlio ad esempio nelle varie competizioni che adesso si stanno svolgendo a tambur battente alla piscina di Fermo, ci sono tantissime manifestazioni da parte di tutta Italia, molte gare tutte le domeniche, perché abbiamo un bel centro natatorio tra l'altro ben gestito, e ecco, dare tutti i riferimenti del caso, cioè laddove c'è un ragazzino che si allena ci può essere un papà che vuole andare a correre, una mamma che vuole fare una passeggiata, un altro figlio che vuole andare in bicicletta. E questo, se ci sono determinati punti, curati ovviamente, monitorati, da un servizio in più, tra l'altro gratuito. Quindi sono veramente dei punti focali per far capire che la città ama lo sport, lo incentiva, lo sponsorizza e lo promuove. Allora, lei è Silvia Remoli, presidente della terza commissione consiliare al Comune di Fermo, con cui stiamo discutendo appunto delle materie che questa commissione tratta. Abbiamo iniziato con la cultura, poi ci siamo allargati, turismo, siamo finiti sullo sport. Turismo, l'ho toccato, ma ci sono due macro, diciamo, impegni che sono stati onorati e che anche qui hanno portato Fermo alla luce, appunto, nell'interesse nazionale, e sono anche sono stati molto recenti, pieni di presenze. Vai. Parlo il primo, tipicità. Festival. E subito dopo c'è stato la vita a Milano. In questo io ovviamente sono stata presente al primo evento, anche qui nella BIT di Milano uno dei due giorni è stato dedicato alla presentazione della cavalcata, quindi anche qui ritorna l'importanza della cavalcata, e questo è un modo anche per ringraziare tutti i cittadini fermani che vi partecipano e sono attivi. Simone Corazza, so che sei un appassionato, lui ha nelle sue vene, proprio scorre
sul sangue, correggimi se sbaglio, Molini, la tua contrada è Molini Girola, no? Quindi ecco, la cavalcata è della città e è fatta dalla città, no? Quindi se non ci fossero contradaioli, questa manovalanza che magari... Ecco, no, non se viene... ci fossero volontari... esatto, sì, sì, che lo fanno tra l'altro con tanto amore e tantissimo, tantissimo entusiasmo, e quindi ecco, la città riconosce quindi di conseguenza la cavalcata non solo questo valore, ma la porta come biglietto da visita, no? Dove appunto si va alla VIT di Milano e si presenta uno di quegli eventi che tra l'altro non è riconducibile in maniera restrittiva soltanto al 15 d'agosto. Questa è una cosa importante, no? Che va. Beh, ultimamente diciamo, è stato spalmato nell'arco dell'estate, con diversi eventi, con diversi appuntamenti. C'è stato il 100 giorni al Palio con un flash mob, ci sono spesso anche, penso anche all'Eco Day, ci sono stati tamburini, quindi... cioè come la cavalcata si vuole, no, sempre diciamo uscire, insomma, sì, bravo, sì, non venire un pochino destagionalizzarla esatto, e far capire che tutto l'anno, perché il contradaiolo è contradaiolo tutto l'anno, e si rifaranno sicuramente, ecco, anche eventi come dici tu, anche invernali legati a questo attaccamento al proprio proprio contrada, che è il quartiere che poi segue queste 10 vie che poi arrivano all'interno di Piazza del Popolo. E adesso stavo parlando, mi era venuta in mente un'altra cosa, vediamo se riprendo il filo del discorso, perché come vedi Sandro di tipicità avevamo detto della sì, di tipicità e addirittura non soltanto di rilevanza nazionale ma addirittura mondiale, perché abbiamo avuto la console del Canada, insomma, che c'è un grande attaccamento in Italia-Canada, sappiamo che c'è questo ponte importante. I nostri prodotti, parlo, non so, parlo dei Campofiloni, come posso parlare di altri che hanno avuto veramente tantissimo riscontro, quindi sono stati eventi che, interfacciandomi io con l'assessorato al turismo, hanno dato ulteriore lustro, insomma, al nostro territorio, e sono stati ben promossi. Questo, tra l'altro, è ciò che anche si evince dal portale turismo, che è stato anche questo presentato in commissione come appunto una novità. Sappiamo benissimo, anche per il posto in cui ci troviamo, Sandro, che l'immagine, la presentazione, il confezionamento anche social, no? Attraverso cui tu veicoli un messaggio, ormai fa più presa. Ormai il canale è solo esatto, ormai fa più presa, quindi laddove un giovane, anche un meno giovane, si vuole andare a informare sulle varie iniziative, ecco che ormai fa fede il sito, cioè è il sito che deve essere aggiornato o la PAE. Ma avete mai pensato di affidarvi un influencer? Abbiamo anche pensato questo, ci stai spoilerando, stiamo anche cercando, no, sono state fatte tra l'altro dei piccoli spot, abbiamo degli influencer locali che conosciamo bene, insomma, dico un nome, ecco, anche comico per suscitare ilarità, che è Pier Massimo Macchini, per dire, e ci sono anche tantissimi e bravissimi veramente artisti, che è sempre il nostro fiore all'occhiello, penso al violinista Alessandrini Valentino di Amandola, che tra l'altro è uno dei ormai io quasi lo definirei un classic youtuber, perché lui poi su YouTube mette video, insomma, e stiamo ovviamente monitorando anche noi i social un po' da... Quale figura magari potrebbe poi meglio, sì, una figura che ci, esatto, che ci potrebbe... l'immagine del nostro territorio fermano, e quindi con la Cerretani, che è molto attiva in questo, molto moderna anche. È anche una mamma come me, quindi ormai con i figli siamo abituati soltanto a interfacciarci tramite TikTok, un canale, bravo, la carta stampata, no, ma TikTok, Instagram vanno fortissimo. Ascolta Silvia, abbiamo a disposizione ancora circa 5 minuti, sì. Vogliamo affrontare anche un tema un po' più, tra virgolette, diciamo, delicato, che è quello del sociale. Come no? Visto quello che un po', diciamo, da cui stiamo, grazie a Dio, forse uscendo, sì, dopo 2 anni, dopo 24 mesi, però abbiamo capito che l'amministrazione sul sociale ha investito, continuerà a farlo e non deve lasciare indietro nessuno. Esatto, non è un caso che l'assessore Mirko Giampieri è stato riconfermato in questa... in questo mandato, in questo suo secondo mandato, e tanto si è dato da fare, tanto si dà da fare, tanto si darà ancora da fare. La mia prima commissione, nei suoi punti di presentazione, portava proprio l'illustrazione del lavoro dell'assessorato alle politiche sociali all'ambito.
Come è stato investito? Ci è stato spiegato il funzionamento. Ci sono dei punti molto delicati che avevo proprio piacere, sarò brevissima, così ti permetto anche la chiusura e magari anche i ringraziamenti anche al nostro tecnico Simone Corazza e l'invito all'ascolto di questa appunto emittente che offre anche questo, diciamo, siparietto politico anche piacevole per chi ti ascolta. No, spero di renderlo un servizio di informazione. Ci sono stati appunto dei punti che vanno toccati perché io penso, ecco, allora, in primis la pandemia. Sotto pandemia gli aiuti che sono stati forniti, no? Spesso venivano anche qui tramite social, penso alla pagina del comune, nonché dal sindaco stesso, no? Enunciati vari servizi che via via venivano elargiti anche tramite le richieste che il comune stesso faceva a livello nazionale, no? Per i vari fondi che sono stati messi a disposizione per quelle difficoltà. Una cosa importantissima che appunto è stato anche detto, che mi sono studiata bene un po' anche per deformazione professionale, anche l'attivazione di determinati di specifici numeri per un sostegno sia psicologico sia, e poi tra l'altro se ne è parlato anche al Teatro dell'Aquila, diretto alle donne. Sotto la pandemia sappiamo benissimo che ci sono state convivenze forzate, io dico per lavoro anche gente che si doveva addirittura separare, che in quel momento non avendo residenze diverse doveva per legge convivere dentro casa, quindi le situazioni critiche si sono sicuramente esacerbate e si è visto proprio un aumento di diciamo aggressioni in famiglia, violenza eccetera, e quindi l'ambito ha lavorato anche in questo aspetto delicato che magari non si vede, anzi non si deve vedere, no? Perché ci sono proprio dei centri di difesa, di tutela, nonché di ascolto, bravissimo, e in questo ci aiuta anche la collaborazione dei carabinieri di fermo, delle forze dell'ordine. E come dicevo, di questo argomento poi si è parlato in più momenti anche al Teatro dell'Aquila, quindi con eventi più aperti. E questo è per quanto riguarda la pandemia. E successivamente, poi ovviamente, ecco, per cose diciamo più leggere ma non meno importanti, sono parati i vari bandi di lavoro per i giovani. E da ultimo gli aiuti che vengono forniti, no, per questa emergenza anche di accoglienza per appunto i profughi dell'Ucraina che ancora purtroppo non trovano pace e siamo sempre insomma in attesa di... È stato anche un bel momento il 25 aprile a Lido di Fermo, è stata una festa... Sì, Lido è molto... Allora, Lido per essere, come diciamo, io definisco una splendida costola fermana, no? Solo per il punto di vista logistico, ma è molto attiva anche grazie ai nostri consiglieri presenti sul territorio, è veramente una vetrina di tutta la città, quindi anche lì, insomma, stiamo cercando anche di comunicarlo, ecco, anche tramite questi eventi alla cittadinanza tutta. Affinché poi anche i quartieri, anche quelli che sono sì, i territori foranei, più distanti, esatto, partecipino nuovamente, attivamente. Esatto. Vogliamo fare un passo indietro e poi ci avviamo a sì. Conclusione. Un accenno al commercio meriterebbe molto più spazio. Sì, molto di più. Saluto il mio assessore di riferimento Mauro Torresi, che tanto si prodiga e fa. Però anche... ecco, siccome si lega, scusa se ti interrompevo, però si lega molto anche al discorso del turismo, certo. Della cultura e di quello che è l'indotto, meritava magari un attimo. No, almeno un accenno. Anche, esatto. Allora, per il commercio, appunto, dicevo, il mio assessore di riferimento è Mauro Torresi, che è una persona di grande personalità e comunicazione molto diretta per chi lo conosce, quindi i commercianti, inutile dire quale batosta abbiano preso, no, dalla pandemia, e quindi adesso si sta sperando e hanno avuto ovviamente anche loro accesso ai fondi, che ovviamente anche a mio parere, a mio modesto parere personale, non istituzionale, non coprono i sacrifici che poi hanno fatto, le rinunce eccetera, ma c'è un grande segno di ripresa per quanto riguarda il commercio e anche qui l'eventistica fermana, del centro storico, ma come dicevi ben tu, anche quartieri barra contrade, come dicevamo prima, forani, penso a tanti eventi che si stanno facendo che si stanno programmando a Torre di Palme. Sta per uscire il calendario degli eventi e è proprio anche qui curato anche da Mauro Torresi per quanto riguarda il commercio, perché laddove c'è un evento poi viene investita, no?
penso, ne dico una che ha avuto tantissimo successo anche lo scorso anno, che è Torre d'Incanto, dove i commercianti anche lì sono molto collaborativi, laddove si chiede a una parte della città, faccio un esempio, di esprimere così l'accoglienza sia ai cittadini che ai turisti, lanciando un tema, d'incanto ovviamente era per famiglie e per bambini legato alle favole, lì si vede la risposta anche del commerciante che partecipa vivamente, quindi ecco, per dire che uno tra i tanti eventi che poi sarà anche questo calendarizzato in maniera imminente, perché si fa sempre all'inizio dell'estate. Quindi, insomma, questione di, diciamo, di giorni per avere poi sì, il programma, esatto, un pochino più definito della stagione. Esattamente. Ah, e per quanto riguarda il commercio, così chiudo, sì, il grande lavoro di Mauro Torresi per l'Eco Day. Ok. Perché è stata una vetrina anche per i commercianti, esatto, locali, per i centri sociali e appunto c'è le varie attività. Chiudo con una domanda secca, ma Fermo è una città, turisticamente parlando, per famiglie, per giovani, che connotazione possiamo dare? O è una città a 360 gradi? Mai come quest'anno ti posso rispondere per tutti. Abbiamo aperto la puntata parlando del Giova Beach. Al Giova Beach trovi una mamma come me, i figli come i miei e perché no, nelle varie eventi culturali, anche qualche nonno che magari ha ancora voglia di spassarsi e di vivere Fermo. Allora, grazie a Silvia Remoli per essere stata ospite qui agli studi di Radio Fermo 1. Grazie a Simone Corazza, la parte tecnica. Giovedì prossimo credo che Zoom non ci sarà perché è festa, quindi avremo modo poi di riaggiornarci tra qualche settimana. E grazie a tutti per l'ascolto, buona serata. Grazie.